torta di mele oggi. Evviva! Anche di gumbo. Cucina reale. Aspetta che devo trovare la posizione. Oggi nessuna scenografia di Natale perché è tardi, perché oggi nessuna scenografia di Natale perché è tardi, dobbiamo svegliarci, domani il video deve essere online e sono ancora in cucina a spignattare. Infatti per voi sto preparando una buonissima torta di mele al farro, tutta super integrale, zucchero di canna integrale, farina di farro integrale, una torta integralista. Mele super bio del vicino, quindi spostiamoci di là e andiamola a preparare. Ed ecco gli ingredienti per la nostra torta di mele al farro. Innanzitutto 400 g di farina di farro, la mia è integrale tra le altre cose, che può essere sostituita in pari quantità con farina 00 o farina integrale, quindi potete usare qualsiasi farina voi desideriate. 300 g di zucchero di canna integrale, che nel vostro caso possono essere anche di zucchero bianco o di zucchero di canna non integrale. Un cucchiaio di essenza di vaniglia, il succo di un'arancia, 3 uova, una bustina di lievito per dolci, 180 g di gocce di cioccolato, 1 kg di mele, ve le faccio vedere così ancora con la buccia, ma le mele 1 kg devono essere mondate e al netto della polpa. Vi voglio fare vedere le mele che abbiamo colto, non tutti forse conoscono le mele dell'Etna, eccole qua, sono queste meline piccole piccole, che stanno all'interno di una mano e che agli occhi dei più possono sembrare bruttissime, bacatissime. In realtà qua dentro non ci sono i vermi, sono solamente così, un po' bacate, ma appena le sbucciate vedrete saranno pulitissime e buonissime e super super bio, ragazze. 200 g di acqua, 200 g di olio extravergine di oliva. Cominciamo subito. Le mie mele sono già lavate, devo soltanto sbucciarle tutte. E per fare questo mi avvarrò dei miei poteri magici. E voilà! E mentre che c'ero le ho anche tagliate a pezzi, visto che poteri, gente! All'interno di un frullatore metto metà delle mie mele, verso il succo dell'arancia, i miei 200 g d'acqua, il cucchiaio di essenza di vaniglia e frullo il tutto. Ecco qui il mio bel frullato di mele, bello denso. Adesso cosa faccio? Taglio a piccoli pezzettini le rimanenti mele. Proprio devono essere dei piccoli pezzettini. Ok, e le tufferò dentro il mio frullato che nel frattempo sta ossidandosi inesorabilmente. Ma non ci fa nulla, il gusto non cambia, rimane sempre ottimo. Diventa solo più scuro. Se non lo volete fare ossidare, aggiungete un po' di succo di limone. Io non lo farò. Mischio frullato con mele a pezzetti e metto un attimino da parte. Casomai potreste porlo anche in frigorifero. Ora, all'interno della planetaria mettiamo tutto lo zucchero e le uova e montiamo bene le uova con lo zucchero. Quando il tutto sarà diventato ben cremoso, aggiungiamo anche tutto l'olio e facciamo amalgamare ben bene. Adesso versiamo qua dentro la nostra salsa di mele, quella fatta con il frullato e le mele che avevamo precedentemente tagliato a pezzettini. Amalgamiamo un po'. In una mini ciotolina metto da parte un cucchiaio di farina che mi servirà per unirla poi alle gocce di cioccolato e intanto verso il resto della mia farina all'interno della KitchenAid. Verso anche il mio lievito in polvere, però lo passo al setaccio in modo da eliminare tutti questi grumetti. A questo punto tuffiamo le gocce di cioccolato all'interno della farina. Ok, assicuriamoci che l'impasto sia ben preso in tutto, quindi versiamo le nostre buone gocce di cioccolato e inglobiamole all'impasto con movimenti dal basso verso l'alto. Allora, foderate una teglia e versatevi il contenuto.
in forno a 180 gradi per 50-55 minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova a stecchino, mettete la torta nella parte mediana del forno, sotto di essa una leccarda piena d'acqua, così la cottura sarà quasi al vapore, e arrivati a 30-35 minuti coprite la torta con dell'alluminio e fate continuare così la cottura per l'intera durata del tempo. Fate sempre la prova a stecchino e noi ci vediamo a fine cottura. Eccola qua la nostra deliziosa torta di mele. Facciamola raffreddare un attimo. Adesso facciamola assestare un pochino e dopo tagliamo la fetta. Basta, tagliamola questa torta, basta! Taglia la torta, basta! Io però su questa metto un pochino di zucchero a velo, perché ci sta. Sulla torta di mele lo zucchero a velo ci sta. Wow, una spolverata di ci sta, zucchero, ci sta, sì, sulla torta di mele, sì, lo zucchero, è vero, ci sta, vero, ci sta. Mi raccomando, quindi, se avete delle mele bio, fate questa torta così buona, salutare, è piena di vitamine. Come? Che vitamine sono? Vitamine C. Bravo! Vitamine C, amore, dov'è? Tagliamo la fetta? Ed ecco la fettonzola. Ovviamente è una torta il cui impasto rimane abbastanza umido, visto la quantità di liquidi e di roba umida che c'è dentro. Quindi è una torta che rimane molto morbida e molto pastosa, ma anche molto molto buona. Guardate, inclino il piatto così potete vedere la fetta. Guardate le meline che spandono tutto il loro liquidino, la cioccolata che è andata dappertutto, la lievitazione che è avvenuta. Buon appetito, ragazzi. Noi andiamo a spazzolarcela. Ciao! Bene amici, speriamo che i parenti del povero vicino non stiano guardando questo video, perché sennò alzeranno un muro alto. Vabbè, ma le mele erano abbandonate e già abbandonate. Tutte un po' toccate, ed è un peccato di Dio lasciarle sull'albero. Quindi se avete un vicino che trascura il suo orticino, andate ad attingere senza paura. Sì, senza paura, non vi preoccupate, soprattutto se è morto. E quindi, dai! Sì, provate questa simpatica torta di mele e farro. È buonissima, veramente. È veramente ricca di sapore di mela, è un sapore buono, sembra quasi fatta col burro, anche se non lo è. Quindi provatela e diteci cosa ne pensate. Quindi ragazzi, se il video vi piace, regalateci un bel pollice in su, una bellissima condivisione sulle vostre pagine Facebook, e io darò un bacio da parte vostra al nostro Gabriele. So che ho accontentato milioni di telespettatori, sì, miliardi, veramente. Anche quelli che non sono iscritti al nostro canale. Ne approfittiamo per fare gli auguri di buon anno. Buon anno a tutti, che sia un anno genuino come una torta di mele integrale, un anno salubre come una torta di mele integrale al farro, un anno naturale, un anno pieno di cose belle e buone e soprattutto golose. E mi raccomando, non fumate come fa lei, perché lei veramente fuma talmente tanto che ormai ha il cervello così di pappa. Ma che è l'unico quindi, basta parlare. E allora? Quindi basta parlare, condividete il video e mi raccomando, difidate delle imitazioni. Giusto, e c'è una ora... che ti assomiglia e dice di essere te, ma non sei te. Non è vero. Stai attenta, Enzo, stai attenta. Deve dirvi una cosa, vai. Mangiate anche la torta Goomba. Mangiate anche la torta Goomba, che arriverà prossimamente sui teleschermi di Due Cuori e Una Cappa. Quindi intanto buon anno. Fai gli auguri di buon anno, Enzino. Buon anno. Buon anno a tutti. E noi anche ci vediamo Goomba. Anche da parte di Goomba. E noi ci vediamo qui nel prossimo video. Ciao. Ciao, auguri.